Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Stamattina sono qua per rispondere al video tag fatto da Joy di Manga che ti rimanga, che saluto. Ciao Joy, ad avere una bellissima idea. Il video tag si intitola, ho il foglio con tutto, un manga per ogni stato d'animo. Allora, la sua idea è stata veramente geniale. Verranno presi in esame 7 generi di stati d'animo, quindi direi di iniziare subito. Primo stato d'animo, felicità, manga o personaggio che ti rende felice. Allora, io ho parecchi manga che mi rendono molto felice, o comunque personaggi, però ho deciso di scegliere Inmechan no Ribbon di Megumi Mezusawa, e in particolare il personaggio sia di Imi, di Meko, che di Pocotà. Tutte le volte che leggo tutte loro, vedo loro scenette, mi sbellico dal ridere in certi momenti. È veramente divertente, cioè, ogni volta che leggo questo manga mi viene sempre una gran felicità, perché è veramente molto molto carino, ti mette veramente molta felicità. Quindi per il primo Inmechan no Ribbon. Continuiamo con il secondo, che è la rabbia. Manga o personaggio che ti fa provare della gran rabbia. Ce ne sono tanti, ma in particolare lei. Sì, Kikyo di Inuyasha, l'ho sempre odiata. Cioè, non è proprio odio profondo quello che provo per lei, è che è sempre in mezzo alle scatole, mi fa venire un nervoso, ma una rabbia da matti. Proprio non ce la faccio, è più forte di me. Poi vabbè, come finirà la storia di Kikyo, ecco lì forse è un po' triste. È per quello che non l'ho messa come odio profondo, ma rabbia. Però sì, veramente. È una palla al piede quella donna. Cioè, sul serio. Poi continuiamo con la terza. Abbiamo la tristezza. Un manga, un personaggio che ti rendono tristi. Allora, io ho letto parecchi manga che comunque mi hanno reso triste, mi hanno fatto provare tristezza, ma mai nessun manga come questo. Un milione di lacrime di Yuana Kazumi, è un manga del 2007 della Star. La storia è veramente molto molto forte, sul serio. Ora, l'ho letto anni fa, quindi mi si sta qua anche a raccontarmi un attimo la storia. Vi leggo il trafiletto qua dentro, così solo per darvi un'idea. Yuana Kazumi torna con questa miniserie in due numeri a esplorare sentimenti umani, sentimenti messi alla prova da un milione di difficoltà che scivoleranno sul volto dei protagonisti, trasformati in un milione di lacrime, che serviranno a temperarli e a permettere loro di superare gli ostacoli. Vermilion è un collezionista di diari, un essere che vive mangiando le anime umane ed eliminando le persone che lo disturbavano. Miniserie lacrime dalla brava Yuana Kazumi. No, è un manga veramente, veramente bello, veramente triste. Posso vedere comunque qualche tavola, perché non so in quanti se lo siano filato questo manga quando uscì. E poi vabbè, il tratto della Yuana Kazumi è molto bello, molto forte. Quindi io ragazzi, come manga triste ho messo questo, proprio perché è composta da due volumi, è proprio piccolina come serie. Però veramente mi ha toccato il cuore questa serie, proprio, non sto scherzando. Quindi, tristezza, un milione di lacrime di Yuana Kazumi. Andiamo con la quarto stato d'animo, abbiamo l'ansietà. Manga un personaggio che ti mette ansia, o un manga che mi mette ansia, non vogliatemela male, ma è X delle Clamp. Ora, io sono per ora ferma al numero 6, però sul serio, questo manga mi mette un'ansia, vi giuro, cioè non lo so, mi tiene talmente incollato, mi mette talmente ansia, che adesso non vedo veramente l'ora di vedere come continua. Infatti pian piano ricomincerò a recuperarlo fino a rimettermi in pari. Però sul serio, mi mette un'ansia, poi vabbè, le tavole sono veramente belle, Clamp, si sa. Però veramente è uno di quei pochi manga che quando lo leggo mi mette una gran ansia addosso. La storia, sarà la storia, perché è veramente forte come manga. Poi continuiamo. 5. Preoccupazione. Serie non conclusa, ma con cui siamo al passo con le uscite, della quale però si teme la fine, che la finale non piaccia. Ora, io sono d'accordo con Joy nel dire Vampire Knight, vabbè, e voi vedete il 13, però io sono alla pari con il 14, se vedete, ne ho messi due in uno. E effettivamente sì, non saprei veramente dire come possa finire questo manga, anche se veramente ho il terrore, anche io come Joy, che Yuki possa andare a finire nelle braccia di Zero, no, per favore, no. Anche se effettivamente è un periodo che Kaname, caratterialmente, inizia a starmi un pochino qua.
Però vabbè, è sempre più figo, non ci si può fare nulla. Comunque sì, veramente non saprei dire, veramente sono un po' preoccupata appunto per il finale di Vampire Knight. Vedremo come la Ino Mazzuri vorrà farlo finire, speriamo nel migliore dei modi, però Yuki con Zero no, spero veramente, veramente che non lo faccia finire nelle braccia di Zero, anche se c'è quel piccolo sentore che sarà così. Poi continuiamo con lo sesto stato d'animo, abbiamo la gelosia. Manga del quale siete più gelosi o oppure un manga di altri del quale siete gelosi. Allora, premetto, io sono gelosa di tutti i miei manga. Li presto solo a chi mi fido, li presto solamente a chi mi fido veramente, di cui mi fido veramente in maniera molto, molto forte, che ho già avuto varie embusate, quindi infatti adesso ho obbligato la mia amica a ridarmi i miei manga perché non mi posso veramente più fidare di lei, una delle due, quelle di cui mi fido, a lei li presterò a prescindere. Però, vabbè, io sono gelosa a prescindere di tutti i miei manga, di tutte le mie cose, proprio è una mia caratteristica, sono gelosa delle mie cose, manga, libri in particolare, manga direi tutti. Però in particolare sono gelosa di Sailor Moon perché comunque è il mio manga shoujo preferito, quindi sono gelosissima di questo sono sicura che non lo presterei neanche ad anima, proprio questo non lo presterei ad anima viva. Questo, e poi riprendo anche Inuyasha. Inuyasha perché è il mio shonen preferito, è il mio manga shonen preferito e quindi non, come per Sailor Moon, ma vige la regola, è il mio shonen preferito, non lo presterei all'anima viva neanche a morire, anche perché purtroppo essendo la prima edizione vecchia, alcuni numeri si stanno un po' scollando, quindi a prescindere non lo darei in mano a nessuno che non sappia proprio neanche come si tengono i manga. Quindi questi due, ma in generale sono gelosa di tutti quanti i miei manga, quindi valuto bene prima le persone prima di prestarli. Poi abbiamo il settimo stato d'animo che è l'orgoglio, manga che avete ed andate più fieri. Allora, io sinceramente in questo stato d'animo ho messo Dragon Ball. Perché ho messo Dragon Ball? Perché io sono anni che voglio recuperare Dragon Ball. Non ho mai avuto l'occasione, quindi finalmente sono orgogliosa di essere riuscita a iniziare la serie manga di Dragon Ball. Nonostante il mio ragazzo non fosse d'accordo, perché lui vuole prendere la prima edizione, però io ho detto, tu pigliati la prima edizione, ma io intanto voglio mettermi alla pari con questo. Questo che comunque è una bella edizione, da quello che ho visto, comunque è un'edizione fantastica, è quella che si avvicina di più alla versione reale giapponese, e che non è censurata. Questa edizione non è censurata come le altre, quindi per quello sono veramente orgogliosa di essere finalmente riuscita a prendere una serie di Dragon Ball fra le tante ristampe che sono uscite, e in particolare questa. Quindi vado molto fiera di questa. Continuiamo con l'ottavo stato d'animo e c'è l'amore. Manga che amate, manga nel quale compare il vostro personaggio maschile o femminile preferito, manga nel quale compare il personaggio più fico. Allora, io in questa categoria ho scelto due manga totalmente diversi. Il primo è Le Situazioni di Yulei. Vabbè, ho preso il 7. Perché ho preso Le Situazioni di Yulei? Beh, questo è stato il mio primo manga, il primo manga in assoluto che ho letto, il primo manga che ho scoperto, quando scop grazie a lui, grazie a questa serie che ho scoperto che esistevano i manga fumetti. E quindi io con questo manga ho un rapporto molto particolare perché per questo motivo è stato il mio primo manga, mi ha fatto scoprire il mondo dei manga. Quindi questo manga, proverò sempre un forte sentimento per questo manga per questa ragione, mi ha fatto appunto conoscere il mondo dei manga, quindi assolutamente Le Situazioni di Yulei per questo motivo. E poi ho scelto anche La Principessa Bianca delle Clamp, perché quando lo lessi veramente mi fece provare talmente tante emozioni fortissime che è stato veramente amore a prima vista con questo manga. Quindi un manga che assolutamente vi consiglio perché veramente dovete leggerlo. È una poesia fatta a immagini e fumetti, quindi questi due. Quindi per l'ottavo abbiamo Le Situazioni di Yulei e La Principessa Bianca delle Clamp. Andiamo all'ultimo stato d'animo, che in questo caso è l'odio. Manga personaggio che odiate in particolare. Allora, ci sono parecchi personaggi che odio. Sono d'accordo con Gioia nel dire che Peter, il coniglio bianco di Alice in Wonderland, sarebbe da strangolarmi in 2 secondi, veramente. Cioè, se potessi l'avrei ucciso già al primo volume, oppure stavo guardando
Un altro personaggio che sinceramente ucciderei all'istante, beh, è Zero di Vampire Knight, non lo sopporto, proprio non ce la posso fare. Oppure abbiamo anche Hibino in Nimechan no Ribo, cioè porca puttana, una rottura di scatole anche quella lì, sul serio. Poi sto guardando le serie qua che ho per farmi un'idea, vedere se trovo qualcun altro che proprio non sopportavo. Allora. Vabbè, per ora non è. Ah sì, nel manga di Mirmo non sopporta Alessia. No, cioè proprio più forte di me, proprio la odio, anche se ancora devo vedere come finisce il manga, quindi penso che me lo rileggerò tutto. Però fin dove ero arrivata io era una palla quella donna, cioè sul serio, da uccidere ogni 2 nanosecondi. Comunque sì, cioè. Ce ne sono 2 o 3 che proprio non sopporto, ma il personaggio che mi ha fatto veramente provare un odio profondo, quasi da prendere il manga e buttarlo fuori dalla finestra, è nel numero 4 di Ninja Life. Sto parlando della madre di Kirio. Si chiama Kirio? Mi è venuto il dubbio. È Rito, ho proprio sbagliato. Ed è la madre di Rito. In questo numero di Vampire, sì, di Vampire Knight, di Ninja Life, ci sono alcune pagine in cui Rito racconta a. Come si chiama? Mi sono dimenticati i nomi. Racconta a. Uffa. A Itachi. Un piccolo momento del suo passato in cui la madre, in cui lui un giorno. Aveva trovato, quando era piccolino, aveva trovato alcuni gattini per strada. Aveva trovato un piccolo gattino per strada, vi faccio vedere. E quindi lui, poverino, essendo sempre solo, l'ho preso con lui perché era proprio piccolino, non voleva lasciarlo per la strada. Così per avere compagnia se lo portò a casa, però sapeva già che la madre non gli avrebbe detto che non lo voleva. La madre è questa qua. Questa qua. E non appena lei scopre che lui aveva questo gattino con sé, guardate, gli prende il gattino dall'abbraccio, lo mette dentro una sportina e lo butta nell'acqua. Cioè, io sono amante degli animali, io amo i gatti. Io vedendo questa scena, a parte che mi sono messa a piangere per il gattino, che veramente, povera bestia, io sono rimasta malissimo. Ma non ho potuto fare a meno di provare un odio per quella donna. Cioè, stavo veramente per prendere il manga e buttarlo fuori dalla finestra. Non sto scherzando. Sul serio, quando ho visto veramente questa scena, ho provato talmente un odio per quella donna, un odio indescrivibile, ciao Rukia, che boh, non saprei neanche dire, veramente è stato un odio talmente forte, ma veramente forte, che non riesco neanche a descriverlo a parole, ma proprio odio, veramente odio, proprio l'ho odiata e continuo ad odiarla. Cioè, non lo so. Io vabbè, amo gli animali, i gatti in particolare, quindi vedo queste scene e mi viene, a parte quasi mi da vomitare, perché vedere le scene così sugli animali mi viene proprio, ma sto proprio male. Però, vabbè, comunque sì, non riesco proprio neanche a spiegarla a parole da quanto è stato fortissimo l'odio che ho provato per lei. Comunque sì, il decimo stato d'animo, Rukia, non i mezzi peluche però, scusate. Vieni qui. Il decimo stato d'animo è odio verso la madre di Rito in Ninja Life numero 4. Ok ragazzi, il video tag è finito. Saluta Rukia. Ciao! sì, ho preso il nome da Bleach perché mi piaceva il nome Rukia. Comunque ragazzi, dicevo, scusatemi, chiudo la parentesi, il video tag è finito, spero che possa essere stato il vostro gradimento, spero che le risposte siano state esaustive, spero Joy che appunto io abbia potuto risponderti in maniera in cui tu hai, in maniera corretta. E che dire ragazzi, appunto il video è finito qua, vi auguro una buona domenica e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata!